Ne pensi Ma, del so, riconoscimento del lavoro fatto con da Luca, Ronald? Ma sì, vabbè, sicuramente non solo Verona, ma in generale, insomma, sì. È un giovane, permetti di dire, un giovane emergente, quindi non so, Luca non abbiamo mai parlato di questo, chiamo ancora Luca perché era un giocatore, non lo so, sinceramente leggo e beh, essere orgoglioso, insomma, anche. Si è avvicinati comunque a un club. Sì, beh. Però credo che adesso non sia il caso. Mi ha fatto fatica ad andarci, eh? No, non so. No, però dai. Adesso siamo un po' questo stravolgimento lì, ma però hanno già definito, insomma, rimane, ho letto, non so. Adesso dividono. Hanno fatto il doppio partito e fanno anche il doppio. No, mi sembrava strano però che cambia, però poi ho letto le dichiarazioni di Galliani che appunto aveva. Ha messo dei punti su lì. Sì, comunque no, leggevo l'ultima però. Insomma, sarebbe. Ma adesso stiamo andando verso il mercato di giocatori, abbiamo ancora 4 partite, poi tante cose. Adesso è un periodo delicato, si arriva verso le feste, sotto le feste. Inizia il mercato, inizia tanti giri. Ma no, però si sente, si legge. No, nello spogliatoio non credo che noi dobbiamo, sotto di voi, cioè, dobbiamo in generale, ma anche da ex giocatore quando questo. È normale, insomma, si è comunque persone. Il minimo di condizionamento, cioè. A condizionamento no, però magari sai, cominciano le situazioni, c'è chi ha giocato meno, c'è magari chi vuole giocare di più, c'è chi non è contento, c'è, sono tante situazioni che verranno analizzate. C'è anche destabilizzante, no? Ma destabilizzante fino a un certo punto, perché comunque fa parte, cioè ormai le regole sono queste e vuoi non vuoi ci devi adeguare, però per gestire tutte queste situazioni non è facile, ecco, quindi quello che la cosa importante e credo che sia più facile, o meno per me, è il fatto di avere buone classifiche, un buon momento, indipendente dalle 2 sconfitte, poi possono essere 3, 4, però comunque in Serie A ci sta di avere momenti difficili perché, ripeto, campionato magari non di grande livello tecnico, però su ogni campo molto molto difficile. Sì, no, ma ho letto, sì, adesso sai, l'aspetto tecnico è una cosa, poi c'è l'aspetto manageriale, insomma, credo che sia, e poi un'azienda veronese importante, beh, credo che sia, insomma, ancora migliorativo per quanto riguarda tutto, insomma, credo che la società sia contenta, e, insomma, main sponsor, non si dice così? Main sponsor, sì, credo che, bello, mi piace, giovanile, magari. Si chiama Raffaello, ti vedi subito. Sì. Ovviamente ci sarà fra l'altro Battistuto, se non sbaglio, sì. A mangiato. Ah. Meglio che sia tribuna che no, Battistuto è 50 ex dell'Inter oggi, sì, a San Siro, sì, momento di rilocazione. Ah no, insomma, bella partita da giocare, vediamo, però loro è una squadra forte, una squadra che sta giocando bene, però è capiato difficile, vedi, le prime 2 sono lì, la Roma non ha mai perso, eppure è dietro, quindi stanno viaggiando a media alti. Stanno, però vedi, 3 partite, 3 pareggi, la Roma ha fatto gli stessi nostri punti, per dire, no, erano in testa, eppure così, è un campionato difficile, non bello, ma difficile.